sono molto lieta e onorata di avere in questo tavolo la presenza del senatore Luzzo e del professore Ricino. Possiamo andare avanti? Io ho preparato le slide di supporto. Questa legge si pone su un solco di qualche artefatto che aveva avuto particolare attenzione dalla stampa. Io in sintesi ne ricordo soltanto questi due. Il caso risalente al 2010, che riguardava il giocatore di calcio Topolese, cioè il Crissu, il quale a seguito del diniego del tesseramento da parte della FIGC, perché munito di permesso di soggiorno valido solo per 5 mesi, aveva ricorso al Tribunale di Lodi, il quale, accogliendo il suo ricorso, aveva dichiarato la natura discriminatoria dell'articolo 40.11 delle NOIF, che al tempo prescriveva che il permesso di soggiorno di un atleta straniero dovesse essere valido brevemente un anno o al limite fino al completamento della stagione sportiva per la quale il tesseramento era effettuato. A seguito di questo intervento, la FIGC aveva provveduto a modificare la questione. L'altro caso, che aveva costituito oggetto di un'interrogazione parlamentare presentata dal deputato Alessandro Susano al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Integrazione, nella seduta del 10 luglio 2013, coinvolgeva una bambina di 10 anni, figlia di una coppia sposata legalmente in Tunisia, legalmente residente in Italia, alla quale era stato negato il tesseramento presso la società di voto sincronizzato con la quale si allenava nell'ambito della città. Nonostante i diritti tentativi del padre, anche il sindaco del comune della provincia di Padova, presso il quale va sede la società di appartenenza. E poi vorrei ricordare le politiche che già dal 2013 sono state concordate tra il CONI e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la stipula dell'accordo di programma in materia di integrazione sociale dei migranti attraverso lo sport e contrasto alle discriminazioni. Nell'ambito di questo accordo di programma, la stesura del manifesto, che condensa quelli che sono i principi fondanti della politica di integrazione, e nel manifesto tra gli altri viene declinato come principio quello della cittadinanza sportiva, nel senso di garantire l'accesso al tesseramento e campionato di ogni cittadino a coloro i quali siano nati in Italia da genitori stranieri. E per la pratica sportiva, leggo testualmente, queste persone devono essere equiparate ai cittadini italiani. Quindi lo straniero nato in Italia deve essere considerato atleta italiano a tutti gli effetti e partecipare come tale ai campionati nazionali e internazionali. Questo risale al 2013 e in tutti i 3 anni in poi ha ogni volta rinnovato questo accordo di programma. La legge 12/2016 si propone quale svolta al contempo innovativa e correttiva dell'assetto regolamentare federale sul tesseramento degli atleti stranieri, che secondo il comune convincimento, fatto proprio anche dallo stesso legislatore, salvo il caso di 2 o 3 federazioni, poneva stringenti limitazioni, ovvero addirittura sono impedimenti al tesseramento in assenza della cittadinanza federale. Un altro recente studio del titolo Sport e Integrazione, che tratta appunto della partecipazione in attività sportiva agonistica degli stranieri residenti in Italia, dopo la premessa che presso la maggior parte delle federazioni sportive e discipline sportive associate sussistono regole che non consentono agli stranieri di tesserarsi, poi si distinguono le normative regolamentari vigenti in 3 gruppi. Il primo gruppo comprenderebbe le normative delle federazioni che precludono in toto, leggo testualmente, agli stranieri di tesserarsi presso la federazione. Il secondo, quelle che invece consentono il tesseramento dell'atleta di provenienza estera, ma con limitazione all'esercizio della pratica sportiva, riferimento a campionati. E il terzo, invece, quelle che riguardano agli atleti stranieri, gli atleti nazionali italiani, si dice senza distinzione di sorte. Come vedete, in quest'ultimo gruppo vengono identificate 3 federazioni, che sono la Federazione Pugilistica Italiana, la Federazione Hockey e la Federazione Jump Handball. Osservarsi finora che dall'esame delle carte federali, anche antecedenti, entrate in vigore dalla legge 12/2016, non risulta alcuna federazione che esclude espressamente il tesseramento del atleta straniero. Nessuna infatti federazione viene identificata in realtà nel primo gruppo. Del resto, una normativa che vietasse il tesseramento per il solo fatto del
la nazionalità, si porrebbe in assoluto contrasto con i principi dello stesso ordinamento sportivo, tra i quali, giova ricordare, il principio consacrato dall'articolo 2,4 dello Statuto del CONI, secondo cui il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità. E correlativamente l'articolo 20,3, nel dettare poi i principi regolatori degli ordinamenti federali, stabilisce che le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e sono ispirate al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. Innanzitutto una breve premessa per intendere ma qual è una parte di legislatore naturale tutto davanti. Quando noi parliamo di atleta straniero, pensiamo a due ipotesi fondamentali, tant'è che se prendiamo per esempio la regolamentazione FIFA sullo status del trasferimento di calciatore, certo noi pensiamo o al primo tesseramento dello straniero che c'è in Italia o il trasferimento da una federazione straniera. Ora questa seconda ipotesi non è quella che il legislatore ha in mente, cioè quella dell'atleta che viene tesserato per praticare attività sportive, che assume la residenza in Italia proprio in ragione dell'esercizio dell'attività sportiva. Invece l'altra ipotesi, quella alla quale il legislatore può sottomettere, cioè quella di chi è già in Italia per altre ragioni e che impiega il tesseramento per la finalità che è infatti determinata nella legge della integrazione sociale. Da questo punto di vista non sembrerebbe almeno, diciamo, formalmente una incidenza con il tesseramento nella finalità sua propria, che sarebbe non un tesseramento fine, al fine proprio dell'ordinamento sportivo, cioè la pratica dell'attività sportiva, ma mezzo per attuare l'integrazione sociale del minore straniero già residente in casa per altre ragioni. I lavori preparatori confermano quanto detto, perché infatti sia la relazione introduttiva alla proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati nel 1949, che poi la proposta la relazione introduttiva alla proposta di legge nel passaggio al Senato e fanno espressamente riferimento con questa finalità di integrazione sociale dei minori stranieri regolarmente residenti nel territorio nazionale. Però è rara la base di partenza da cui muove il legislatore. Forse suggerita da quelle analisi di cui preferente al tessuto normativo endofederale cui si è accennato in apertura del discorso, perché nella relazione introduttiva al disegno di legge 1949 si afferma soltanto la Federazione Italiana Hockey, la Federazione Pugilistica Italiana hanno adottato disposizioni volte a recuperare gli atleti stranieri nati in Italia e gli atleti italiani applicando dunque gli stessi le procedure di tesseramento previste per gli italiani. Per le altre federazioni, leggo testualmente, gli statuti impediscono il tesseramento di giovani che non siano possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica. Nella relazione introduttiva al Senato scompare un riferimento alle singole federazioni, ma si ripete l'assunto in ordine alla necessità di rimuovere le regole e procedure che impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica. Le premesse per un nuovo legislatore non sono condivisibili. Già i richiami ai sistemi endofederali risultano incompleti. Si elogiano due federazioni, la Federazione Pugilistica Italiana, la Federazione Italiana Hockey, ci si dimentica della Federazione Endo, peraltro menzionata in quello lavoro, ma c'è anche la Federazione Italiana Tennis Tavolo, il cui regolamento organico del 2015, quindi antecedente all'entrata in vigore della legge, di quello tuttora vigente, prescrive l'articolo 13.3 l'atleta che, pur in possesso di cittadinanza non italiana, sia nato sia regolarmente residente nel territorio italiano, è considerato atleta italiano a tutti gli effetti. Ma viene di più, ed è tutto un corrispondente davvero un'affermazione che si ripete secondo cui, al di fuori delle due federazioni sopra richiamate, per le altre federazioni sportive gli statuti impediscono il tesseramento di giovani che non siano in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica. Nessuno statuto del regolamento di federazione sportiva nazionale PSA, anche nell'epoca precedente all'emanazione della legge 12 del 2016, subordina il tesseramento come atleta
massimi legali. La prescrizione che si trova ricorrente nelle carte federali è che il tesseramento dei decreti stranieri deve avvenire nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive emanate dal codice in materia. Si fa riferimento, come nella specie, alle normative che riguardano quella specie di atleta straniero, che è quello che viene estracomunitario per arriva in Italia per gli sportivi, ed è una normativa tuttora vigente sulle quote per i visti di ingresso per ragioni di sport. Quello che va attenzionato, la prospettiva di osservazione che adotta il legislatore sportivo non è quella della cittadinanza, cioè il criterio formale della cittadinanza, ma è quello sostanziale e concreto della residenza in Italia. Per gli extracomunitari suffragata dal permesso di soggiorno che gli attesta la regolarità. E questo si coglie chiaramente dalla lettura delle carte federali. Ex mutis, vabbè, ne cito solo alcune, per esempio il regolamento organico della Federazione Scacchi, che dice all'articolo 36, per partecipare alle attività sportive il cittadino italiano comunque residente e il cittadino straniero residente in Italia deve essere regolarmente tesserato dalla federazione. Statuto 2014, tuttora vigente, della Federazione Italiana di Biliardo Sportivo, articolo 11,4, hanno facoltà di tesserarsi alla FIDIS persone di ambo i sessi, di nazionalità italiana o straniera, con residenza italiana, immuni da provvedimenti di radiazione, eccetera. Federazione Italiana Arrampicata Sportiva, articolo 22,1, dove è detto la FASI promuove e agevola l'attività sportiva di cittadini comunitari ed extracomunitari legalmente residenti in Italia con iniziative che favoriscono la loro partecipazione per aree confidenziali. E poi ancora ci sarebbe la Federazione Italiana Sportiva Unica, la Unione Italiana di Assegno e così via. Quello che va ancora attenzionato è che sovente poi, oltre alla residenza, si ha attuato alle modalità in concreto dell'esercizio dell'attività sportiva, cioè quello che interessa al legislatore sportivo non è la cittadinanza. Abbiamo detto la residenza, ma ancora più, ma come fondamentalmente tu hai partecipato all'attività sportiva? Tant'è che ben tre federazioni, la Federazione del Rugby, la Federazione Football Americano, la Federazione Baseball Softball, prevedono non le categorie dell'atleta italiano e dell'atleta straniero, bensì quelle dell'atleta di formazione italiana e non italiana, del giocatore di scuola italiana e straniera, degli atleti di scuola italiana, e queste categorie possono rientrare indistintamente italiani e stranieri. Ciò che distingue l'una dall'altra è fondamentalmente dove hanno, qua come hanno giocato, dove sono formati come giocatori. Per esempio, la Federazione Italiana Rugby dice che allora, ciò che dà appunto non è l'esercizio italiano, l'essere tesserato in Italia senza provenire dalla federazione straniera e aver giocato per almeno due stagioni sportive nei settori propaganda o minores di società italiane. Quindi lo straniero che si è identificato, che non ha mai giocato nell'ambito della federazione rugby, se proviene dal settore, si è giocato per almeno due stagioni nel settore propaganda minores, è atleta di scuola italiana al pari dell'italiana. E lo stesso vale per la Federazione della Football Americana, nella declaratoria di atleti italiani, di atleta articolo 14, che ha ridefinito la classificazione di giocatore di scuola italiana, nel senso sono considerati atleti di scuola straniera tutti coloro che, al di là della propria cittadinanza, cioè stando in italiano, abbiano iniziato il loro percorso formativo di fuori dell'Italia. Sono considerati atleti di scuola italiana tutti coloro che, al di là della propria cittadinanza, ci stanno straniero anche, abbiano iniziato la loro attività formativa in Italia tramite tesseramento ufficiale. È lo stesso, dicevo, per gli atleti di scuola italiana, sì, per la Federazione Software del Football. Ci sono, questo sì, invece, dei limiti alla partecipazione ad alcuni campionati, per cui non è il tesseramento in discussione, ma poi l'esercizio in concreto dell'attività sportiva riferimento ad alcuni campionati. Alcune normative federali prescrivono per esempio il requisito del nulla osta dalla federazione di provenienza, nel caso di atleti stranieri non residenti in Italia. Però questa è l'ipotesi che esula dallo sforzo di questa legge, che invece guarda, come ho detto, uno straniero residente in Italia in cui il tesseramento segue come
modo per integrarlo socialmente. Poi ci sono alcuni limiti per la partecipazione ad alcuni campionati, per esempio la Federazione Italiana di Rugby ammette giocatori stranieri in categorie di minore stia propaganda, sono anche di punto interessano il progetto di queste leggi, soltanto i campionati di categoria, lo stesso la Federazione Italiana di Triathlon, lo stesso la FIT. Altri escludono, per esempio la FASI, gli atleti stranieri dalla partecipazione alle squadre nazionali. Si dice sono considerate squadre nazionali quelle formate dai competenti organi federali e composte da atleti e cittadinanze italiane scelte all'interno del territorio nazionale. Questa esclusione però, va detto, potrà avere una giustificazione. Nel principio, e che è la trasposizione in chiave istituzionale della svolta di licenza, di specificità che ha trovato formale riconoscimento nell'articolo 165 del trattato di Roma. Non analogamente invece possono giustificarsi sulla base di questo principio le limitazioni a ricoprire le cariche federali, perché ci sono alcune federazioni come la Federazione della Pallavolo e la Federazione della Tennis che pur ammettendo il tesseramento dello straniero inibiscono l'elettorato passivo. E cosa allora si deve dire diciamo, prima conclusione su questa critica? Il legislatore ha erroneamente sovrapposto, prendendo in considerazione il piano attinente al tesseramento dei atleti stranieri con quello relativo alla partecipazione degli stessi atleti ai campionati federali. Sul primo piano non vi è questione di esclusione degli atleti quanto stranieri, abbiamo visto. Sul secondo piano vi è questione, però è chiaro che trattandosi di materia tecnico sportiva è impensabile che un legislatore di impegno possa entrare nella regolamentazione dei campionati. Deve lasciare mai con l'attività di moral suasion alle federazioni che appongono il compito di recepire queste indicazioni, tra l'altro indicazioni che poi ha già fatto proprio dal 2013. Ultime due notazioni critiche sui primi 5 minuti riguardano il riferimento alle società, torniamo indietro, e non anche alle associazioni sportive. Il testo della legge rivela una scelta legislativa, è frutto di un passaggio forse troppo veloce nel momento dell'approvazione parlamentare. In sede di prima stesura il testo di legge reca riferimento alle associazioni di promozione sociale, non senso per chiaramente l'ampio dispositivo, poi corretto nel passaggio alla commissione in sede referente in associazione di enti di promozione sportiva. Parete il fatto che la legge, purtroppo, dice oggi che l'ambito di applicazione concerne il tesseramento presso società sportive appartenenti alle federazioni sportive nazionali di DSA. Ci si è dimenticati delle associazioni sportive, perché tutti sanno che trattando, essendo diciamo imposta la forma societaria come noto, soltanto per l'esercizio in forma associata delle attività sportive professionistiche e sapendo tutti come noto che il professionismo concerne soltanto 5 federazioni, calcio, corsa, ciclismo, golf e basket e calcione sportiva associata il... non mi so piacere in questo momento, il tiro, il... in ambito sportivo, che abbiamo parlato di carattere di ricordare, è ben chiaro che il panorama invece in termini di numeri dell'associazionismo, l'associazione sportiva, delle associazioni sportive dilettantistiche, e non c'è sinceramente una ragione che possiamo ritrovare di questa distinzione. E poi si potrebbe addirittura ipotizzare una discriminazione assurda, se nello stesso campionato dilettantistico partecipa un'associazione e una società, noi vedremo che soltanto le società sportive si trovano ad essere interessate dall'applicazione di questa legge. E poi l'ultima notazione, in realtà c'è questo riferimento alle federazioni sportive associate, intendendo evidentemente riferimento all'ordinamento sportivo che ne viene istituzionalizzato, cioè quello che entra e che al suo vertice il CONI. Ma la nozione di ordinamento sportivo è ben più ampia. E ora, se il fine di questa legge è quella dell'integrazione sociale, allora non veniamo a ragione per cui dobbiamo tenere fuori quelle discipline sportive che hanno i caratteri sostanziali tipici dell'attività sportiva, ma non sono riconosciute dal CONI. E ricordiamo che molte di queste discipline sportive sono discipline che attraggono particolarmente i giovani per i loro caratteri, gli elementi connaturati, il rischio, la creatività,
vero sindaco che è un giovane, possa anche praticare per esempio il parkour, e da questo punto di vista sembra opportuno tenere fuori tutto questo mondo di associazionismo. La verità è che è tanto arrivato al calcio, e allora tirando il filo in conclusione chiudiamo proprio con la votazione sul calcio. Ma qual è il giudizio che possiamo esprimere su questa legge? È un primo passo. Beh, forse saremmo troppo critici, ma in quattro parole forse sintetizzeremmo richiamando il titolo della nota commedia shakespeariana, Manciare la Nazi. Come hanno risposto le federazioni? Questo secondo me è un dato proprio sostanziale del riscontro. Non c'è spazio evidentemente per guardarle tutte, ma le guardiamo tre. Le tre professionistiche che raccolgono il numero di praticanti. Il calcio, il ciclismo e il basket. E tengo il calcio alla fine. Il ciclismo, articolo 9 delle norme attuative attività giovanile 2017, approvate il 24 giugno 2016, quindi siamo in piena vigenza della legge. Prescrive, le società che intendono tesserare giovanissimi di nazionalità straniera, purché residenti con la famiglia in Italia, devono presentare richieste ai competenti comitati regionali. Quindi la legge passa, un fiume che scorre, ma rimane regolamentazione di una procedura che prevede la presidenza dei genitori con i nomi. La FIP, articolo 1, comma 9 del regolamento esecutivo, tesseramento anno sportivo, annata sportiva 2016-2017, approvato nel settembre di quest'anno, prescrive che salvo diverse indicazioni, tutti gli atleti con cittadinanza extracomunitaria devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per l'intera durata della stagione sportiva. Quindi qui siamo addirittura prima dell'approdo del Tribunale di Roma, come abbiamo citato in premessa. E infine la FIGC. La FIGC è chiudo nota riepilogativa stagione sportiva 2016-2017 sui trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri. La FIGC ha dettato queste linee guida di fondello presso tutte le proprie affiliate per dire cosa succede ora. Questa nota riepilogativa distingue tra società dilettantistiche e società professionistiche. E che cosa ritroviamo? Noi ritroviamo una divisione in tre paragrafi. Il primo paragrafo è identificato in grassetto con minori che hanno compiuto 10 anni e c'è scritto che la richiesta di tesseramento inoltrata alla competente commissione deve recare l'indicazione dell'eccezione applicabile. Si fa riferimento a una delle quattro eccezioni che sappiamo sono quelle che secondo le regulations on service and transport players della FIFA consentono il primo tesseramento o il trasferimento di minori stranieri in vigenza di un principio che invece vieta, perché l'articolo 19,1 della FIFA vieta il tesseramento di minori che appunto siano dei minori di 18 anni. Ci sono quattro eccezioni, se ricordo le quattro eccezioni consentite. La finalità di questa regolamentazione è impedire la tratta. Per una di queste eccezioni importanti è proprio che il minore sia qui con la famiglia per ragioni non legate allo sport. Secondo paragrafo, la FIFA, i minori che non hanno compiuto 10 anni. Quindi sembrerebbe proprio che siamo nell'ambito di applicazione della legge 12-2016. E la FIFA dice, e la FIGC dice, la richiesta va inoltrata indicando l'eccezione applicabile. Però poi c'è un terzo paragrafo che si intitola legge 12-2016, ius soli sportivi, cosiddetto ius soli sportivi, e si limita alla circolare della federazione dei dilettanti. Quale federazione dei dilettanti dice, cioè questa legge, che questa legge della federazione, quindi sotto il profilo delle procedure, non bisogna fare distinzione tra il minore straniero e il minore italiano, e che però soltanto si deve richiedere un certificato di residenza storico. Allora, potremmo soltanto ipotizzare nel tentare di spiegare questo comportamento quantomeno divano della FIGC, che la FIGC nel suo ruolo di federazione, punto di riferimento per tutte le altre, perché sotto il profilo normativo ha questa, diciamo, riconosciuto questo ruolo, è oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, abbia cercato di barcamenarsi nel tentativo di conciliare le normative dello Stato italiano da un lato e della FIFA dall'altro, che hanno al contempo efficacia vincolante per essa. Per superare la impasse, l'unica possibile via sarebbe quella di distinguere il tesseramento di cui alla seconda ipotesi, quello fatto pensando alla FIFA, avendo davanti l'istituzione FIFA, e quello della terza.
nuovo invece è quello che è il mezzo per attuare il fine dell'integrazione sociale, dell'inclusione. Però a ciò osta proprio la legge, la quale, contrariamente alla finalità enunciata, disciplina il tesseramento nella sua accezione tipica, finalizzata all'esercizio della pratica sportiva. Tant'è che, l'effetto dell'acquisto della cittadinanza italiana viene ad essere in definitiva una mera eventualità estranea alla base della legge stessa.